Bene, eccoci a Modugno, siamo nel centro di Modugno, praticamente dove si svolgeva uno dei più bei mercati della Puglia, uno dei più redditizi, uno dei più ambiti, un mercato spazzato via da quella pista ciclabile lì con gli alberi in mezzo. Oggi abbiamo testimoniato qui il fallimento di un'iniziativa chiamata Mercati in Festa. Ed ora sulla via del ritorno troviamo anche la spiegazione, la drammatica spiegazione. Cosa significa? Cosa significa questo manifesto, ragazzi? Che cosa vuol significare? Apertura straordinaria del mercato settimanale domenica 9 giugno. Mercati in Festa 2019. E poi... oddio, DUC, i distretti urbani del commercio, i milioni dei distretti urbani del commercio, per fare cosa? Per spenderli per il mercato, con un mercato in festa che non esiste, che magari servirà come manifesto per andare a rendicontare i soldi pubblici che saranno sperperati, a nostro avviso, dimostrando che anche il mercato ha avuto la sua parte? Concordato con chi? Concertato con chi? Qual è il senso di questa iniziativa? Bene, se ci fossero delle spiegazioni da avere, credo che oggi, qui sulla via del ritorno, quelle spiegazioni siano arrivate. Questi sono i DUC, questi sono i distretti urbani del commercio, i soldi della Regione Puglia elargiti con disinvoltura, gestiti da due sole associazioni e dalle loro società di servizi, di capitali collegate, che adesso tirano in ballo anche i mercati. Guardate un po', anche i mercati. Certo, certo, i DUC per riqualificare il piccolo commercio nei centri urbani. E dov'è il centro urbano? Nella campagna che abbiamo visto poco fa, a questo devono servire i milioni dei DUC? A questo? A fare cosa? Propaganda? A fare i documenti strategici del commercio scopiazzati? A decine e decine di migliaia di euro a botta? Superando anche il codice degli appalti, magari andando a verificare le differenze tra associazioni costituenti, enti o società di capitali di gestione, quali sono, come sono collegate. Questa è davvero troppo. Mi dispiace per l'amministrazione comunale di Modugno, mi dispiace davvero, siamo davvero non mortificati, ma ci sentiamo profondamente umiliati da questo, profondamente umiliati da questa strumentalizzazione, perché questa è una strumentalizzazione. Oggi di mercati in festa qui a Modugno non c'è un bel nulla, anzi c'è un mercato assolutamente improprio, un mercato tra l'immondizia. E viene fatto passare come un evento all'interno di che cosa? Del DUC? Ah sì? Con i soldi pubblici? Ah sì? È questa la rivoluzione del piccolo commercio? Certo, mi dispiace per tutti i compiacenti che evidentemente in buona fede non hanno capito, non hanno compreso, o forse, spero di no, sono addirittura diventati complici. Noi non ci stiamo, noi abbiamo preso apertamente le distanze da tutto questo, continueremo a prenderle e non ci faremo assolutamente coinvolgere in pagliacciate di questo tipo, perché oggi non c'è nessun mercato in festa. Non c'è nessun mercato in festa, ci sono solo alcune postazioni di vendita in un'area degradata, umiliati, abbandonati a se stessi. Questa è la verità. Per tutto il resto ci saranno le sedi opportune e al momento del rendiconto ognuno dovrà rendicontare. Buona domenica e non vi permettete più.